Vediamo se oggi sarà una borsa della spesa. Una miu miu. Sì. Recupera palla versa. Palla verso Matri, il trapanatore sulla destra per Abate, che cerca lo spazio per il cross, effetto dentro. Subito pericolosissimo il Milan. Da una palla in centrocampo per Berami, che riesce a inserirsi tra le linee rossonere, poi allarga per Higuain, per Insigne, che la mette in Berami, sono davanti avviati, sbagliato. Tranquilli ragazzi, non fanno male. Parte Callejon sul secondo palo di testa di le belle statine tedesche. Inammissibile prendere un gol così, è una vergogna, tutti fermi, uno scandalo, Londa Moretti. Collezioniamo rimesse laterali, Abate la mette dentro per Poli, tacco Balotelli sinistro, libera tiro, parata, Marini, versa, passito, rigore, Emanuelson e Balotelli sul pallone, Emanuelson però fa solo la controfigura, 4 in barriera, così dice Reina. 12 minuti di gioco, 27 metri. Il fischio di Banti che invita a rispettare la distanza. Parte Marione con il destro. Trema Reina, parte Marione, il suo tiro, una bomba! Fuori di poco! Allora, il tiro, mamma mia, che gol impipita! Mamma mia, che gol! Che randellata! Mamma mia, è 2-0! Mamma mia. Non ha spazio per il tiro. Batelli spara la porta giù. Nettissimo. Guarda caso. Ci manca l'altro. Vediamo se c'è. È tutto pronto. Gambe di barricata per Marione con il destro. Il suo tiro. 22 su 22 è finito il giochino. Sapete tirare, era la vostra specialità, nemmeno quello sapete più fare. Ma che mila siete, è finita la benedizione del rigore, anche il rigore clamoroso dentro per Balotelli, poi ancora Matri, Balotelli la ridà, entra in area, buon movimento, tiro di Mario, traversa. Mancano 2 minuti e mezzo, lo scarico ancora verso Balotelli che tira giù. Ci sono ancora 2 minuti e mezzo. Ma non meritiamo di perdere questa partita. Allora, era roba incredibile. La gente a casa vede che scorrono i risultati in basso. Da 0 a 0. Ha cagato una volta. Gol del Verona. Gol di Jorginho. Esce il gol di Jorginho. Jorginho che fa? Jorginho fa tutta una danza stranissima. Il Verona non è così questa brutta squadra, però bisogna vedere. Bolucci, intanto con la Juve, dai! Bolucci verticalizza verso Terzi, gioco di gambe, Terzi! Carlito. Sì, ma ecco Carlito, sai, sinistro. Carlito stira. No! Cosa ha fatto Tevez? Doppio palo di Carlito. Poi ancora il lancio in avanti, ma arriva Bolucci da dietro, ancora Bolucci per Carlitos. Carlitos prende la mira, anzi, distribuisce un giocatore e poi per oggi Tevez sembra Maradona, una cosa fantastica. Sono in affanno, ancora Isla, bravissimo Isla, questa finta di corpo, riesce comunque ad allargare. Llorente finora non Vidal, pervenuto, vai sulla posizione, Vidal preferisce scodellare in mezzo. Siamo già in vantaggio, però c'è da dire che il Sassuolo gioca solo con Pomini e Schelotto. Buona per Palacio, no! Il miracolo incredibile, no! E poi la palla va ancora in gol. Davider sul tapis, Davider ed è 2-0, incredibile, la parata di Pomini
sulla conclusione di Palacio, ma è arrivato Taider Fabio, che ce l'ho tatuato sul braccio. Attenzione, la data. Un lungo lancio, vediamo se riesce. Autorete. Attenzione, si riparte ancora Alvarez, dai, Ricky Maraviglia per Palacio, carica una conclusione del quarto gol, il Daffin, Ricky Maraviglia, e incoroniamo, non è finita, però lui l'ha detto, un dribbling, fallo tutto, poi sbaglia, attenzione, pallone che ha recuperato ancora, una magia di Ricky Maraviglia, questa partita tirata. È tornato, allora, il principe Milito. Mamma, che gol è fuso! Signori, questo qua è un grande calcio, si può dire. Milito, che bravo. Sono limitato. Ti concentri su un argomento. Ma no, ma scusa, ma se sto parlando, non è che posso sapere dove se parlo con Attenzione! La doppia! Hai visto? Rieccoci in questo istante. Questo supplizio è finito. Alcun recupero. Ha avuto più pietà l'arbitro del Sassuolo di voi dell'Inter. Noi siamo professionisti.